Dietro, vale, lo prendo in quel posto. Mamma mia, eccezionale. Allora, ragazzi, io richiamerei quel signore dell'altro giorno, quello della rete di cittadinanza, Pasquale Romano, te lo ricordi? Pasquale Lino Romano, quello con una pancia così enorme, una pancia enorme così. Perché ho due o tre domande da fargli, Il percettore, anzi, il sindacalista dei percettori. Vai col numero. Pronto, buonasera. Volete l'esempio di un fancazzista? Eccolo qua, il signor Pasquale Romano. L'esempio di un grande fancazzista. Cosa a spese nostre, naturalmente. A spese nostre. A spese tue. A spese nostre. No, 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 a spese nostre, te lo dico io. Inutile. Dimmi perché a spese nostre. A spese dei contribuenti. Hai allora, capito? Volete l'esempio di uno che non fa un cazzo a spese vostre? A spese vostre. Eccolo qua, il signor Pasquale Romano. Ma Crucian, io mi chiamo Lino Romano. Appunto, sei un fancazzista. Presidente di un ente del terzo settore. No, tu sei un fancazzista. Non nessun ente del terzo Qual settore ente? Sei il sindacalista dei percettori del reddito di cittadinanza. Ma come ho detto io. Allora ascoltami Cruciani, se per il bene di questa povera gente mi puoi dare qualsiasi titolo. No, io ma sono per il popolo. Tu non sei per il popolo, sei per i cazzi tuoi. Non allora, sei per il popolo. Tu stai creando dei conflitti sociali nella società. Ah, io. Tu mi parli di guerra, sì, pace nel mondo, sì, questo e può dei essere, conflitti sì. sociali. Vai. Ti devi curare la bipolare. La bipolare. Perché sei bipolare. Capito? Sì, lo so. Se tu mi parli di pace nel mondo e crei pace nel mondo, ma chi parla di pace nel mondo? No, non mai. Scusami un attimo, quanti lavori hai rifiutato? Quanti lavori hai rifiutato? Perché in Campania 10.000 proposte di lavoro sono state rifiutate dai percettori di cittadinanza. Bene. Quanti a ne hai rifiutati? Fare lo stagionale due mesi non mi serve. Non ti serve. Io devo lavorare tutto l'anno. A lui non serve. Quanti lavori hai rifiutato? Quanti lavori hai rifiutato fino adesso? Rifiutato niente, sì. Ho sempre lavorato, no. Ho cresciuto due gemelli. E che lavoro fa oggi, scusi? Che lavoro fa oggi? Ma io nessuno. Oggi c'ho un ente del terzo settore, mi occupo del sociale. Sì, senza ma scopo oltre ai soldi del reddito di cittadinanza, quanti ne prendi da altri lavori? Quanti ne prendi? Di la verità. Assolutamente nulla, perché nonno. A me non mi servono i soldi, a me mi serve la gloria del mio quartiere. La gloria, infatti. Io mi batto per la gloria, non per i preferisci soldi. Stare al mare a mangiare pane e tonno, pane e pomodori, piuttosto che fare un lavoro da stagionale. La gente vuole lavorare invece. Ascolta, e la gente deve lavorare. Lo stagionale lo facevo dopo le superiori in estate, quando venivo rimandato. Tu vai in giro a fare casino contro Borrelli, per esempio. Una delle tue specializzazioni è andare in giro contro Borrelli. Presente. Borrelli è il degrado politico della campagna. Ma come ma ti per permetti? Carità, quello è un eroe. Ma come quello ti permetti? Che ma quello è un eroe, ti devi informare. Se il Borrelli affitta, tu curi a Cingalesi a 90 euro. Ma non che facciamo diffamazione. Sei una vergogna. Sono accuse senza senso. Devono essere provate. Dopo che siamo andati in tribunale, perché il Borrelli non riesce ad avere un discorso civile. Ma lo ha inseguito insieme a un pregiudicato. Ma il Borrelli candida pregiudicati nelle sue liste. Ma non ti metti, assumi le responsabilità. Sei vergognoso. Ma vergognati. Vuoi vedere le foto con Borrelli con i pregiudicati? Mamma io spero mia. Che Borrelli ti denunci, guarda, per rispondi diffamazione. Sei l'esempio di un fancazzista. Sei l'esempio classico di un fancazzista. Allora, questo è il punto. Quando vuoi le prove? Ci sono i video. Non c'è nessuna prova. Borrelli è una brava persona che si batte contro l'illegalità a Napoli. Contro l'illegalità a Napoli. E poi c'hai i cingalesi in casa a 90 euro. Ma chi è? In un garage, ma quale io non ci metterei nemmeno il mio cane in quel tubo. Ma ti devi vergognare di quello che dici. Ti devi vergognare. Vai a fare benzina e non controlli nemmeno quanto sta la benzina. Ma ti rendi conto? Ma che c'entra quello? Ma cosa c'entra quello? Non lo controllo perché per fortuna me lo posso permettere. Che cazzo vuoi? Te lo puoi permettere, certo. Ma non ti dice, non sei una persona umile, capisci? Ma non rompere i coglioni, ma non me li rompere tu i coglioni. Ma vai a lavorare. Tu ce l'hai un posto di lavoro di 1200 euro. Devi prendere qualsiasi lavoro, lascia perdere 1200 euro. Prendi qualsiasi lavoro. Il lavoro va sempre bene. Invece di non fare nulla tutto il giorno, questo è il punto. Ma stai zitto, Renzi. Che c'entra di Renzi? Trovare lavoro, che sta Renzi, facendo la propaganda
sì, sta facendo la raccolta per, il, per abolire il reddito di cittadinanza. Benissimo, 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 ottimo, ottimo. Per me va esiliato da questo paese. Ma quale esiliato? Un politico, ma che non riesce a ma mettere vai a fare, una scopa, una vai paletta, a fare il cameriere, vai a fare il cameriere stagionale. No, io voglio lavare, vai a fare, ma vai a fare lavorare. 1200 no, euro. Ma paghi, prenditi, prenditi 1000 paghi? euro, 900, 1000 euro. Non si può fare, bruciare. A 1000 euro rifiuti il lavoro. 1000 euro rifiuti il lavoro. Come rifiuta il lavoro? 1200 euro. Va bene, c'è un, ristorante, c'è un ristorante che ti dà per 3 mesi 1200 euro. Che cosa fai? 3 mesi non mi basti, me l'hai dato tutto l'anno. Ma sei una vergogna. Sei una vergogna. Vai a lavorare 1200, 1300 euro al mese. Vai a lavorare come cameriere. No, per l'estate, poi si vede. Poi si vede. Io sto a lavare i cesti. Benissimo, lavoro. Un posto di lavoro di 1200 per lavare i cesti. 3 mesi, 3 mesi, poi in prova. 3 mesi in prova. 3 mesi in prova. Rinuncia al reddito di cittadinanza. 3 mesi in prova. Foga nella merda, Bruciani. No, foga tu nella merda, non io. Non si cantano. Ma ti stanno offrendo un lavoro, scusa, però, perché non accetti? Non ho capito. Vai a pulire i cesti per 3 mesi, 1200 euro. Lavoro dignitoso. Come cameriere, come cameriere. Non lo sai fare. Non lo sai fare, lui non lo sa fare. Vai a fare l'attore. Come non lo sai fare? Ma come vuol dire? Che vuol dire? Ma impari, si impara a farlo. Che vuol dire? Cos'è che non sai fare? Impara un altro mestiere. Questa radio si chiama La Zanzara perché punticchia la gente. Ma con me tu hai trovato proprio il Calabrone. Sì. Ma visto con me? Sì, Calabrone. Calabrone quando ho trovato. Quando mi vuoi, sei ospite mio ai quartieri spagnoli. Ma io non ci vengo ai quartieri spagnoli. Non ho nessuna intenzione di venire ai quartieri spagnoli. Non ho alcuna intenzione di andare ai quartieri spagnoli. Mi dispiace, noi siamo invasi da 200.000 turisti. Ma sì, noi va benissimo. Perché ma va benissimo. Ma io sarò padrone di scegliere se venire o non venire ai quartieri spagnoli. Tu puoi rifiutare anche l'invito, io comunque da persona cristiana educata ti ho invitato, vabbè. Poi se rifiuti l'invito cose tue. Vabbè. Ciao, dai un bacio alla Madonnina. Sì, ciao. Vabbè, ciao. Per la mia impresa ho bisogno di investire in nuovi macchinari.